Ma in tutto questo Mario Draghi a gennaio si inventò queste aste di liquidità a basso costo, cioè gli ha dato 1.100 miliardi di euro al sistema bancario europeo e gli ha dato un tasso di interesse dello 0,75, meno dell'inflazione, cioè un tasso negativo. E anche a bassa qualità del collaterale, cioè è stata consentita a ogni banca di prendere questi soldi portando crediti incagliati, qualunque cosa non abbia valore allo stato attuale sul mercato. Allora, le banche italiane hanno preso un quarto di quella provvista di qualità, cioè un bel pacco di centinaia di miliardi. E magari qualcuno di voi ha pensato, perfetto, adesso finisce la restrizione di credito e c'è un po' di soldini per la mia impresa, per la mia famiglia, per il mio lavoro. Risposta no. Perché no? Andiamo a vedere perché no. Perché il giorno dopo lo Stato, cioè appunto i due regolatori, Banca d'Italia e il Tesoro, hanno mandato una pressante circolare a tutti gli istituti bancari italiani dicendo: cari banchieri, adesso che voi avete i forzieri un po' più pieni, ci fate la sacrosanta cortesia doverosa di presentarvi dalla prossima settimana tutte le aste dei titoli dei debiti pubblici italiani e a comprarvi tutto l'eventuale contante. Risultato, le banche italiane hanno cominciato a comprare tra i 30 e i 34 miliardi di titoli pubblici italiani al mese. E noi, grazie a questo, abbiamo abbassato la quota del debito pubblico italiano dalle mani intermediarie straniere dal 46% al 32%. Ma questa decisione pubblica, che come al solito si sintetizza nel fatto che lo Stato dove c'è prende per sé, come ovvio, ha messo le banche nella impossibilità di avere risorse per noi, perché le dà allo Stato.